Questa è la storia di una ragazza che si divertiva a giocare al cellulare, ma una volta si spinse troppo oltre. Miriam era una patita dei giochi al cellulare, ci giocava molto spesso. Lo portava anche a scuola, dove giocava di nascosto, ma una volta il professore se ne accorse. Le ritirò il cellulare e la mise in punizione. E a cena era così concentrata a giocare che i suoi genitori non riuscivano a fare una parola con lei. E a letto, non appena le luci si spegnevano, il telefonino si riaccendeva. E Miriam giocava tutta la notte fino al mattino. Si arrivò fino a un punto in cui un giorno, mentre stava tornando da scuola, sbatté la faccia contro un palo. E così un giorno la madre ne ebbe abbastanza. Le disse che stava sprecando la sua vita fissando uno schermo. E così le fece cancellare tutti i suoi giochi sul telefono. Miriam, anche se non ne aveva voglia, cancellò dal telefono tutte le sue app. Tutte, tranne una. Il torneo delle caramelle. Per qualche ragione non riusciva a cancellarlo. E la cosa strana è che lei non aveva mai scaricato quel gioco. Non aveva idea da dove venisse. Decise così di aprirlo per vedere di cosa si trattava. Wow, ma era il gioco più divertente di sempre! E così cominciò a giocare sempre di più, e le ore passavano e arrivò tarda notte. Miriam finì tutte le vite del gioco, ma sullo schermo apparì il dentista e le chiese se voleva comprare più vite. Ma invece di mostrare il costo, disse: una settimana equivale a 5 vite. Miriam pensò che questo fosse un po' strano, ma poi cliccò sopra e cominciò a giocare fino al sorgere del sole. Il mattino dopo i loro genitori furono scioccati. La ferita di Miriam era completamente guarita. Lei alzò le spalle e disse: beh, sarò una guaritrice veloce. Quel giorno portò il telefonino a scuola e giocò sotto la scrivania. Arrivò a metà del gioco quando perse tutte le sue vite. Il dentista apparì di nuovo e questa volta disse: un mese equivale a 5 vite. E lei cliccò. Giocò tutto il giorno e i suoi amici cominciavano ad essere preoccupati. Nemmeno a ricreazione parlò con loro e neanche mangiò la merenda. E appena appena si accorse che i suoi capelli erano un po' più lunghi del solito. Quella sera a cena, mentre stava giocando, i genitori le sequestrarono il telefono. Lei pianse e li supplicò, ma inutilmente. Quella notte Miriam si girò e rigirò nel letto. Lei doveva continuare a giocare, doveva vincere quel gioco. E così decise di intrufolarsi nella stanza dei genitori e prendere di nascosto il suo cellulare. Riuscì a completare fino al 75% del gioco, ma poi perse tutte le sue vite. Questa volta c'era scritto: un anno equivale a 5 vite. Miriam cliccò senza pensarci sopra. Questa volta riuscì a completare fino al 90% del gioco, ma al game over le vennero chiesti 10 anni per 5 vite. Miriam stavolta era un po' titubante, ma era così vicina alla vittoria. E così cliccò, ma il suo telefono si spense e vide il suo riflesso sullo schermo del cellulare. E vide il suo volto invecchiato. Doveva essere sicuramente un brutto sogno. Non era possibile. Cominciò anche a piangere e se ne andò a letto. Ma non riusciva a dormire e così mise il cellulare in carica e ricominciò a giocare. Ben presto, presa dal gioco, dimenticò tutto e si concentrò solo a vincere. Ormai non era più divertente, ma era qualcosa che doveva fare. Arrivò fino all'ultimo livello, ma perse. E sullo schermo il dentista disse: 100 anni equivalgono a 5 vite. Miriam fissò lo schermo. Non poteva cliccare sopra, ma non poteva nemmeno smettere di giocare.
Il mattino dopo i genitori vennero sorpresi da una voce strana che ridacchiava e diceva: «Ho vinto! Ho vinto!» I genitori si precipitarono nella camera della figlia, ma lì trovarono una vecchia nel pigiama della figlia, che teneva in mano il telefono della figlia, che sorrideva con un grande sorriso sdentato.